Bella a tutti ragazzi, qui è Giue360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera giocatore su FIFA 22. E oggi signori siamo qui con un video importantissimo perché oggi inizia il piano Europa League. Voglio vincere l'Europa League ragazzi, sono venuto qui per portare a casa un trofeo e quindi l'Europa League va portata a casa. Sapete l'ultima volta che ho vinto l'Europa League quando è stata? Era il lontano 2012, ero piccolino, ancora non facevo video, ancora non facevo live, ero un pischelletto che si divertiva ad importunare le ragazzine per strada, era ancora piccolo e ho vinto l'Europa League con il Napoli. Sono passati tanti anni, quasi 10, e io quella coppa non l'ho mai più vinta nella carriera giocatore e oggi sono qui per vincere. Prima di iniziare però vi chiedo di lasciare un bel mi piace perché dobbiamo arrivare assolutamente a quota 6.000 ragazzi. Continuate a supportare questa serie, continuate a supportare questa carriera, non perdiamo tempo. Abbiamo il turno preliminare. Perché si chiama turno preliminare? Perché da quest'anno è cambiato il regolamento, non ci sono più tra virgolette i sedicesimi, mettiamola così, ma i sedicesimi è praticamente un turno preliminare in cui andremo a sfidare le seconde del girone, perché noi siamo scesi dal girone di Champions. Siamo in campo ovviamente e siamo forti, siamo forti e siamo carichi. Andiamo a giocare ragazzi, prima partita del video. Oggi ne facciamo tante, eh? Oggi ne facciamo veramente veramente tante. Vediamo quello che riusciamo a fare, vediamo il gank, ce la possiamo fare. Siamo in trasferta ma GM7 non ha paura di nessuno, andate in ritorno subito così veloci, via. Ci siamo signori, foto di gruppo, sorridete. E no, io sono basso, sono coperto, porca miseria. Vabbè, chi se ne frega, ci siamo ragazzi, ci siamo. Lasceremo il segno, non con una foto, ma con i gol. Gank Lil, via. Tresor, attenzione qui, Siluro, Siluro. Prima azione del match. Mamma mia, raga, mamma mia, mamma mia. Chi ha segnato, ragazzi, non lo conosco questo, Boubacar. Porca miseria, è vero che è Boubacar questo, mamma mia. 1-0 ragazzi, 1-0. 43esimo, dai, raga, devo dare una mano a centrocampo, ragazzi, no, loro non riescono. Marcello scende come fa Leo Messi per aiutare il team, per aiutare la squadra. Bamba, vedo proprio per Marcello che la gatta dall'altro lato, molto molto bene per Redigno, ci sono, ok. Bamba, ragiona, colpo di tacco, provaci. Cross dentro, col traversa piena di André, bravi, va bene così raga, traversa piena. Devo scendere, io non volevo scendere a centrocampo ragazzi, ma non riescono ad impostare, devo aiutare io la squadra, devo aiutarli. Attenzione qua però, risponde il gank, occhio, dentro, basta, rovesciata incredibile, rovesciata a vuoto, poi il portiere esce, attenzione, resta lì. Ma siamo pazzi, ma siamo completamente fumati, porca miseria. David, Lucas, filtrante, ragioniamo, ok, ottimo. Renato Sanchez, di prima, bamba, è buona per me. Marcello, uno contro uno, apre il piatto. Parata. Bamba, stop, tiro al volo. Oddio, ci ho provato. Ho provato un gol alla Fabio Quagliarella. Mi era rimbalzato bene il pallone, scusatemi. André, testa, David, lunga. Bravissimo, attenzione qua, devo passarla, adesso alta, che pallone delizioso, stop, tiro al volo, no, che palla che t'avevo messo. 78, attaccano loro adesso, ok, bravissimo, dai, che resta lì, raga, sono messi male, occhio qui, bamba, calma raga, calmiamoci, David, bamba, e buona Marcello, si gira, e poi in buca dall'altro lato. Per Rinaldinho, come si chiama? Cioè, occhio, Renato Sanchez, ci sono, guardami. È buona, Marcello, finta. Ok, con calma. Ok, David, the bomba. Rete. Il gol del buggato, ragazzi. Perché del buggato? Guardate il numero di maglia, è il numero 7. Guardate il mio, è il numero 7. Due numeri 7 contemporaneamente in campo nella stessa squadra. Meritiamo la squalifica, ma noi siamo superiori anche al regolamento. Uno di recupero, vediamo se c'è tempo per fare l'ultima azione. Mi sa di no, e invece sì. L'arbitro non fischia, rimpallo vinto. Mi puzza di bug, eh. Mi puzza di script. Bravissimi. Uno di recupero, allora 1-1. Per come si è messa la partita, va bene così. Partita di ritorno, signori. Abbiamo riposato in campionato e ora siamo pronti per andare a giocare il ritorno. 1-1 in trasferta. Però a quanto pare la regola dei gol in trasferta non esiste più, quindi 0-0 si va ai tempi supplementari? Non lo so ragazzi. Noi però puntiamo a vincere, siamo una grande squadra, il nostro obiettivo è vincere ogni singola partita, compresa questa. Quindi non ci facciamo mille pensieri, puntiamo a vincere. Lil Gank, partita di ritorno. Tutto pronto ragazzi, ci siamo. Marcello, David e Bamba con la 7. 7-7, i due numeri 7 ragazzi. Ci siamo,
squadra in campo Lil Genk, partita di ritorno. David Bamba, attenzione qui, bel contropiede, ottimo, ottimo, ottimo. Filtrante lungo, prova, c'è, ok, sto a seguire, Marcello se ne va, che giocatore straordinario. Punta la persa, Marcello lo supera, entra dentro, poi appoggia, molto molto bene, per Renato Sanchez, che deve ridarmela, dentro passa. No, non mi è servito, non mi è servito, avevo fatto un movimento della Madonna, non mi è servito. Ancora noi però, Marcello, di prima, interessante, per, ok, Marcello se ne va, Marcello ancora, Marcello dribbling, allaga dall'attrato, che giocatore incredibile, 1-2, attenzione, Marcello sinistro, super parata del portiere, Marcello infermabile, infermabile quando parte palla a piede, infermabile, attenzione qua, anche sull'angolo, Marcello no, ho sbagliato, scusate, ancora loro però, Ito, poggia per giocatore impronunciabile, attenzione qui, ancora Boubacar, tocco, questa mi puzza di gol, questa azione mi puzza di gol, non mi puzza di gol, attenzione qui, Leo, ancora Leo, ancora Leo Messi che ci tiene in piedi, incredibile ragazzi, quanto stiamo soffrendo contro il Genk, neanche se stessimo sfidando il Barcellona ragazzi, incredibile, destro giro, rete! Rete, a giro raga, a giro segnano sempre, c'è poco da fare, 1-0, così noi siamo eliminati, ancora il Genk, no, esci, 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 2-0, 2-0 Genk, 2-0 Genk, non ci credo, doppietta di Ito, no, contropiede, attenzione qui, addirittura anche per il 3-0, fermalo Botman, 74, ragazzi è finita, non ce la facciamo ragazzi, delusione totale questa partita, no, ancora un altro passaggio sbagliato dal GM7, che è a rischio sostituzione, GM7, cambio, bocciatura per GM7, bocciatura, 0-0-0, un tiro in porta, 0 gol, 0 assist, simuliamo il resto della gara, sì, sì. Simuliamo, finisce 2-0, incredibile, 10 tiri in porta, ci hanno massacrati. Nel frattempo siamo arrivati al livello 14, abbiamo altri 4 punti abilità per migliorare i nostri attributi. Allora, io signori mi soffermerei sulla visione, sui passaggi, perché sono cose che non abbiamo. Avete visto che abbiamo sbagliato veramente, veramente tantissimi passaggi, quindi non possiamo continuare così. L'ultimo punto che ho a disposizione, anzi no, non ho neanche più un punto a disposizione, quindi non posso fare nient'altro. Eravamo 81. Vediamo se con questo piccolo upgrade siamo cresciuti. No, ancora 81. Lione Lille, ragazzi. Lione Lille, l'obiettivo è andare in Champions League. Ce la possiamo fare. Il Lione è al quinto posto. Noi siamo al terzo con una partita in meno. Abbiamo 4 punti di vantaggio dal Marsiglia. Monaco e PSG ormai forse sono andati. Non lo so. Ma l'obiettivo, ragazzi, è il terzo posto e ce la possiamo fare. 27 febbraio 2022. Pelotti al Lione. Molto bene. Siamo stanchi, raga, eh. Siamo molto, molto stanchi. Nelle prossime partite riposeremo un po', perché ho visto che c'è un calendario molto difficile, adesso con il Lione ragazzi non la posso saltare, anche perché devo ancora segnare in questo video e stiamo giocando male e non mi sta bene, quindi giochiamo con il Lione e poi riposiamo un po' di partite per stare al 100% e magari giochiamo le partite quelle più importanti per centrare la qualificazione alla Champions. Andiamo in campo, tutto pronto ragazzi, ci siamo, squadra in campo, concentrati, concentrati, concentrati ragazzi, so che è difficile dopo una sconfitta, lo so, però restiamo concentrati sul nostro obiettivo. Testa, no, oddio che gol, porca di quella vacca. Madonna ragazzi, ma perché stiamo giocando così adesso? Madonna raga, non è possibile però. 4 gol in meno di 6 partite per Awar. Porca miseria. E dai però, ma ci vogliamo svegliare ragazzi? Ma perché la carriera giocatore è così? Per carità, anch'io sto sbagliando delle cose, però veramente mi sarà arrivato un pallone giocabile, mi sarà arrivato in 20 minuti di video. E non è possibile però, non è possibile. Guardami che ci sono, guardami, guardami, guardami. È buona l'imbucata, Marcello, 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 finta, Marcello. Sinistro giro e centrale. Solo a loro i destri a giro sono buggati. O i sinistri. 68esimo. Vogliamo recuperare questo pallone? Sì o no? Porca di quella miseria. Non stiamo facendo nulla. Non stiamo facendo niente. Non stiamo facendo niente. 2-0. André, attenzione qui. Allaga di là. Allaga di là, se no ti picchio. Occhio, filtrante lungo. Guardami. Marcello è buona. È buona. È buona. Marcello incrocia. Zoom. Sì, sì. Madonna, questo è un gol liberatorio. Questo è un gol liberatorio. Sì. Non mi interessa se stanno perdendo. Porca miseria. Non me ne frega niente del Lille. Non me ne frega niente della squadra. Fate tutti schifo, porca miseria. Dal primo fino all'ultimo. Lucas, André, ci sono. David, 1-2. Che si chiude alla grande. Ci siamo svegliati forse. David, guardami che ci sono. 3 ore per passare sta palla. Occhio, di prima. Attenzione qua. Marcello, se ne sto giro. Adesso alzatevi. Adesso alzatevi. Vi dovete alzare tutti. Vi dovete alzare tutti adesso. Sì. Vi dovete alzare tutti. Avete capito come si gioca a calcio? Sì o no? Porca miseria. Belotti. Attenzione qua ragazzi, non roviniamo tutto. Belotti. Nel 7.
Il Gallo Belotti, ragazzi. Gallo Belotti. Troppo bello per essere vero, signori. Ma purtroppo quando non si è una squadra, questo è quello che succede. Quando non si è una squadra, questo è quello che succede, purtroppo. 10 in pagella per GM7. Non mi meritate. Tiro solo io, ragazzi, in questa squadra. Giochiamo solo noi. Marcello, c'è spazio. Attenzione qua. Marcello, destro giro. E ti ho beccato in testa il mio compagno. Ma spostati, porca miseria. Cioè, è difficile superare la difesa. Se poi mi mettete anche voi davanti, porca miseria. Ma dai, ma come si fa? Ma come si fa? Ti metti in traiettoria del tiro. Mentre io sto tirando, mi passi davanti. Finisce qui. 10 in pagella. Ditemi che cosa rimproverare alla nostra prestazione. Cioè, guardate come hanno fatto cagare i miei compagni. Cioè, tutti insufficienti. A parte questi qua, vabbè, dai, insomma. Però guardate quante insufficienze, ragazzi. Incredibile. Ho riposato, ragazzi, in campionato. Abbiamo vinto 4-0, se non erro. E adesso tocca al Saint-Étienne. 12 marzo 2022. Ragazzi, sapete che vi dico? Mi sa che tiriamo dritto. Facciamo tutta quanta la stagione. Assolutamente. Poche azioni. Faccio vedere poche azioni in ogni partita. Però le giochiamo praticamente quasi tutte, o comunque gran parte delle partite. Riposeremo quando saremo stanchi, quando magari c'è il turno infrasettimanale, come abbiamo fatto adesso. E non voglio rischiare gli infortuni, ragazzi, perché ci manca solo l'infortunio e poi veramente possiamo solo chiudere la nostra carriera. Fatto sta, questa è la classifica giornata, 58-54. Occhio al Marsiglia, ragazzi, occhio al Marsiglia. Mi sembra di aver visto lo scontro diretto tra poco, quindi occhio, ragazzi, occhio al Marsiglia. Il terzo posto è fondamentale, ragazzi, fondamentale. Andiamo a giocare con il Saint-Étienne. Noi siamo al 100% perché abbiamo riposato. Questa è quella squadra e che Dio ce la mandi buona. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo, non perdiamo tempo, subito, big match. Marcello in campo ancora per ripetere la prestazione monumentale dell'ultima partita. Marcello, David, attenzione qui, tocco interessante per la Sanchez di prima. Ok, guardami che ci sono, guardate, guardami, guardami, guardami. Marcello, a giro, subito, spacca la porta. Tocca il caso, un bacino al palo, e poi dentro, su, ancora il CM7. Attacca il Saint-Étienne, dentro, passo sull'uno. Madonna mia, ragazzi, erano delle linee questi, eh. Che madonna, cioè, facciate questa cosa, per favore. Cioè, non si può giocare, ragazzi, mamma mia, veramente. Ma a parte che qua l'azione è stata bella, però hanno proprio l'input della mina. Quindi pure a porta fuori, boom, spaccano tutto. 1-1, occhio, ancora loro. Fermate, oh, oddio, porca miseria. Guardate, guarda, ma ci facciamo un gol da soli. Porca miseria, adesso ci facciamo un gol da soli. Al 24esimo, ragazzi, una sofferenza. Un lampo di GM7. E poi sofferenza totale come sempre. Solo GM7 in questa squadra. Solo lui. Lui e poi tutti gli altri. Occhio. Madonna, che sassata. Madonna mia, ragazzi. Voi non sapete che nervoso. Che nervoso. Che nervoso. Vedere come giocano bene gli altri. Guardate lì. Tutti i passaggi di prima quasi. Tac. Tac. E botta. Cioè, perché la mia squadra non gioca così? Eppure stiamo sfidando il Saint-Étienne. Porca miseria, ragazzi. Il Saint-Étienne. Sono 11esimi in campionato. Fanno cagare, porca miseria. Ma perché questo gioco deve essere così? Perché la mia CPU deve essere scema e la CPU del computer deve essere fortissima? Perché? Me lo spiegate perché? David, ragioniamo, cross dentro, colpo di testa, c'entra, rete, 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 rete. Papera incredibile, papera incredibile. L'ho occupata, papera incredibile. Papera incredibile del portiere. Mamma mia, ragazzi, papera incredibile del portiere. Ed è 2-2, 2-2, colpo di testa di Renato Sanchez. Ancora loro, colpo di tacco. Attenzione al tiro, se tiro lo segnano. Oddio, che parata, occhio, arrivaci. Madonna mia, bravissimo, ci sono qua se vuoi, eh. Passa, passa qui, passa qui, non è difficile. Sono qui, mi vedi che sono qui, e sveglia. Ti le fatte riposizionare, porca miseria. 1-2, bellissimo, 76esimo. Diamo una sveglia a sta squadra, bamba. Alla chiamo dall'altro lato, che operazione incredibile. L'ho partita io, Renaldo, Renaldo, Renaldo. Guardami, sinistro, Burato resta lì. Ancora di cattiveria, di cattiveria, di cattiveria, di cattiveria. Cosa ho sbagliato? Cosa ha sbagliato GM7? Uno di recupero, non fischiare, non fischiare. Ti picchio, ti picchio. Marcello, ok, buona. No, non tornare indietro. Ma allora sei stupido. Ma allora sei. Ma madonna, ragazzi, non ce la faccio più a giocare in sta squadra. Mamma mia, però. Ma cosa torna indietro? Chissà come non aveva fischiato quest'arbitro. Dai, ma allora siete stupidi proprio. Tornate indietro, io mi stavo muovendo. Mamma, porca miseria, ma che sparo a fare, ragazzi, con questi che non capiscono niente. Dio mio, 2-2, ragazzi. Che gol mi sono mangiato. Sono nervoso, ragazzi, sono nervoso. Sempre il migliore in campo, ovviamente. Ma sono nervoso, ragazzi, sono nervoso perché quando non vengono i gol e quando non vengono le prestazioni, GM7, ragazzi, è nervoso. Guardate lì cosa ho sbagliato, ragazzi. Clamoroso. Guardate cosa ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato un gol clamoroso anche con il mio piede. Ragazzi, io c'ho 90 di tiro. Com'è possibile? Com'è possibile sbagliare un gol così? Colpo di scena, ragazzi! Colpo di scena! Per fortuna che ci pensa Roberto Mancini a farmi tornare il sorriso.
preciso. Una nota per ricordare a tutti che i seguenti giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali. E all'interno, signori, di questa lista di giocatori straordinari c'è anche GM7. Prima convocazione ufficiale in questa carriera. Incredibile, ragazzi. Due amichevoli. Allora, in teoria ne giocherò solo una delle due. Sono titolare con l'Australia, se non sbaglio. E poi la seconda, ragazzi, con l'Austria. Mi sa che non la gioco, perché quando si viene convocati, in teoria si gioca solo la prima. Però, ragazzi, stranamente siamo stati convocati. E guardate lì, è Robertino Mancini. Guardate quanto è bello Mancini. Wow, wow, un bijou. E siamo anche molto, molto messi bene a livello di fiducia del mister. Quasi le tacche piene al 100%. 23 marzo 2022. Guardiamo la squadra, però. Chiesa a destra. Cavolo, questa è la formazione titolare, ragazzi. Addirittura ho messo a sedere Immobile Belotti. Ho messo a sedere Insigne, Chiesa, Marcello. Madonna, che tridente, ragazzi. Che tridente, che tridente. Ma c'è il mondiale quest'anno. Raga, quest'anno c'è il mondiale. C'è il mondiale quest'anno, no? Insigne, Marcello, Chiesa, Barella, Giorgino, Locatelli, Mancini, Toloi, Di Lorenzo, Spinazzola e Donnarumma 90. C'è il mondiale quest'anno. Allora, ragazzi, bisogna fare bene. Dobbiamo giocarci queste chance. Cerchiamo di fare bene, ragazzi. Anche se siamo leggermente stanchi, sembra. No, 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 sono al 100%. Italia, Australia. Andiamo. Tutto pronto, ci siamo. Non ho controllato una cosa, ragazzi. GM7 ha il numero 7 con la maglia nazionale. Non lo so, non ho controllato, spero di sì. Comunque, siamo in campo. Occhio al numero in basso, perché siamo il numero 7. Ovviamente, ragazzi, ormai è un marchio di fabbrica. Godwin, attenzione qui, perché attaccano Locke. Oh no, Donnarumma. No, Donnarumma. 90 di overall, mi fai ste cagate. Dai, ragazzi, allora sono io che porto sfiga. Cioè, cosa vi devo dire, ragazzi? Cioè, sono io che rendo le squadre scarsi. Cioè, scarse. Io non so che colpa ho, ragazzi. Non lo so, sarò brutto che le persone spaventano. Non lo so, ragazzi, però è veramente allucinante. Cioè, faccio diventare i miei compagni di squadra scemi. E questo è il mio superpotere. Locatelli, Giorginio. Con calma, con calma, con calma, ragazzi. Ragioniamo, ragioniamo, ragioniamo. Locatelli, guardami i barellone che ci sono. Marcello accelera, Marcello, Marcello, sinistro giro, davvero, Marcello, traversa piena, incredibile, traversa piena, poi resta lì, la prende così a caso. Locatelli, Marcello, allaga dal lato per Insigne, ok, i fratelli napoletani, guarda Insigne, ok, buona per me, dentro per Chiesa, ah, non ci siamo capiti, Chiesa, non ci siamo capiti, occhio che non la può prendere, attenzione qui, rimettila dentro, di testa non ci arriva nessuno, non ci arriva nessuno, ma non c'era, no, mamma mia, siamo pure sbilanciati, ma ok, di prima, appoggiamo, ragioniamo. Chiesa, Giorginio, bellissimo, Insigne, rete, 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 Lorenzino, Lorenzino Insigne, ragazzi, Lorenzino Insigne, bravi, 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 un'azione, avete visto che quando giochiamo siamo forti, perché è ovvio, ragazzi, che la qualità c'è, fratelli, io Insigne, che siamo più o meno alti uguale, mamma mia, vedete, ragazzi, vedete che la qualità c'è, dobbiamo solo giocare, occhio, Spinazzola, Marcello a giro, Murato, resta lì, 1-2, ridammela, ancora destro a giro, niente, non va, non va, non va, non va, scusate, 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 voglio il gol, ragazzi, fuori Chiesa, va bene, fai cagare, vai fuori. No, non è vero, sto scherzando. Dentro Berardi, guardami che ci sono, re, è buona per me. Marcello, si gira, destro giro, che non gira. Lui di recupero, attenzione qua, quella a rigore, oh, le stelle, le stelle, le stelle. 60 secondi, raga. Donnarumma, non sbagliare il lancio e non farlo corto, altrimenti non ce la facciamo a ripartire. Grazie, mi hai ascoltato, ho molta considerazione in questa nazionale. Di Lorenzo, occhio, barellone e l'arbitro fischia. Finisce qui, signori, 1-1 all'esordio in nazionale con la maglia della nostra Italia. Siamo troppo stanchi, ragazzi, per sfidare anche l'Austria, quindi riposiamo e facciamo giocare la nostra nazionale. Vediamo se il problema sono io. Sono io il problema? E mi sa proprio, ragazzi, che il problema sono io. Come ho detto prima, faccio diventare i miei compagni di squadra degli scemi. 3-0 senza di me, 1-1 con me. Siamo arrivati, ragazzi, alla prossima partita di campionato. Abbiamo riposato e siamo al 100%. E mentre facevo gli allenamenti abbiamo raggiunto il livello 16. No, livello 15, anzi no, non è vero, livello 14. E abbiamo a disposizione 4 punti. Allora, purtroppo non siamo messi bene, né a livello di passaggi né a livello di dribbling. Facciamo veramente una grossa fatica, ragazzi, a scartare le persone. Quindi io andrei a migliorare innanzitutto un po' il passaggio. Quindi spreco 2 punti per passaggio corto e visione. Anzi, sapete che vi dico? Prendiamone anche altri 2, dai. Va bene così, tutti 4 punti per il passaggio corto e la visione. Da 81 arrivo a 81. Secondo me, e ovviamente a livello di passaggio, sono salito a 59. Secondo me, ragazzi,
ragazzi, ci conviene migliorare, secondo me, un po' il fisico, oltre che il passaggio, perché il passaggio sia importante. Infatti lo sto migliorando perché abbiamo 59. Però occhio al fisico, perché noi siamo degli attaccanti e ho notato che facciamo veramente fatica a proteggere palla, a combattere in aria. I duelli uno contro uno li perdiamo tutti, perché non abbiamo né dribbling né fisico. Quindi o li prendiamo in velocità oppure ci prendono. Quindi occhio ragazzi a questi due attributi da migliorare: dribbling, fisico e anche un po' passaggio. Mettiamola così, un po' tutti quanti, un po' tutti quanti. Andiamo a sfidare ragazzi questa squadra. Questa è quella classifica. Siamo messi veramente molto 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 bene in campionato, perché il terzo posto è blindato. Ci sono tanti punti di distacco, 9 punti di distacco, e il campionato è quasi finito. Quindi in teoria, se vinciamo questa partita, dovremmo aver, diciamo, la Champions in tasca. Andiamo a giocare 8 aprile 2022. Tutto pronto ragazzi, ci siamo. Gli obiettivi ormai neanche li guardo più raga, perché sono sempre gli stessi. Quindi concentriamoci a vincere e concentriamoci a fare bene. Una bella vittoria per blindare questa Champions League, e poi vediamo quello che succede a fine anno. Via, Marcello diventa buona per Reinaldo. Bamba, ok, attenzione, buona David, guardami. E buona Marcello, fino in fondo, finta Marcello, ok, filtrante, tiro in porta, sassata fuori, prima occasione, ottimo passaggio, grazie. David, Marcello diventa buona per Renato Sanchez. Bamba, è buona, guardami, Marcello, finta, sinistro sul primo palo, ma sempre in bocca a me stanno questi qua a respingere i tiri. Che palle, mamma mia. Di prima Marcello per David, ok, tacco e fallone fuori. La potevi passare David, dai, però stavo arrivando anche io. Marcello, occhio, Marcello, Marcello, siluro, madonna che parata. Non arrenderti, chi si arrende? Io non mi arrendo mai. Stiamo dominando ragazzi, madonna mia, stiamo veramente dominando, solo che poi non vuole entrare. Marcello fino in fondo, spostatevi, destro giro, rete, anche con il destro. GM7 ragazzi, anche con il destro, ancora lui, sempre lui, a portare questa Champions, signori, a Lille. Marcello diventa buona per, come cavolo si chiama, sveglia, dire anche lui sa come si chiama sto qua. Occhio Marcello, alleghiamo dall'altro lato, molto molto interessante per Tasorella. Occhio rimpallo, ci sono, guardami. Marcello, sinistro, giro, super parato del portiere. Mamma mia ragazzi, quanta fatica. 5 tiri in porta, ma veramente i portieri parlano di tutto. Cioè fare un gol ai portieri è veramente difficile. Fammi fallo, ok, non è vero. Marcello, giro, ancora murato in qualche modo. I tiri o vengono murati oppure vengono parati con dei miracoli. Però davvero ragazzi, insisto con i tiri a giro, perché su questo gioco è l'unico modo in cui si ha una minima possibilità di segnare, tirando a giro. Ci sono Burak, ok, ma come me la metti, porca miseria. Marcello, dentro, 1-2, che non si chiude. Reinaldo, ci sono, in mezzo, ok, sinistro, rete, doppietta, e ancora 10 in pagella per CR7. Quando abbiamo giocato ragazzi, non siamo mancati mai, porca miseria, ancora grande questa volta ragazzi, il vero stomaco della squadra. Perché sto ridendo così tanto? Perché finalmente non è un gol individuale, finalmente non sono io che costruisco l'azione facendo tutto, ma loro recuperano palla, Papa me la mette dentro e io segno praticamente a porta spalancata. 2-0. Non c'è più tempo ragazzi, finisce qui, va benissimo così. Potremmo forse anche abbinare la tripletta, perché c'era spazio e c'era anche modo di poterla fare, però purtroppo non ci siamo riusciti. Va bene così ragazzi, applausi per GM7, che lui non sbaglia mai. Che trovatemi una partita in cui abbiamo preso un'insufficienza. Forse ragazzi in questo video abbiamo sbagliato solo la doppia partita contro il Genk di Europa League. Poi per quanto riguarda il resto abbiamo fatto tutte quante delle grandissime partite. Molto molto bene anche la squadra ragazzi, questa volta davvero abbiamo dominato, quindi davvero sono contento. Perché non giochiamo sempre così? Bella domanda. Siamo arrivati ragazzi al big match contro il Monaco. Abbiamo riposato un po' di partite perché la classifica era praticamente definita. Ormai il Lione è troppo lontano, abbiamo tanti punti di distacco con una partita in meno. Quindi se vinciamo andiamo a 77 e sono 12 punti in più. Perché ho giocato questa partita qui signori contro il Monaco? Perché la voglio giocare? Perché ci sfidiamo per il secondo posto. Monaco è lì a quota 76, noi siamo lì al terzo posto a quota 74. Tra secondo posto e terzo posto non cambia più o meno niente, però comunque ci tengo una posizione in più. E sarebbe comunque bello arrivare alle spalle del PSG che sta stradominando questo campionato. Prima però di giocare questa partita ragazzi facciamo gli allenamenti, e mentre appunto riposavo siamo arrivati a livello 15. Di conseguenza abbiamo sbloccato la bellezza di 6 punti per migliorare il nostro pischello. Questi 6 punti io li andrei ad utilizzare soprattutto per la visione e il passaggio lungo. Ma poi questo è quello fondamentale ragazzi, l'archetipo architetto, che purtroppo costa 5 punti, dobbiamo ancora sbloccarlo. Io mi fermerei qua perché tanto ragazzi il passaggio lungo non lo faccio quasi mai. Quindi concentriamoci un po' sul fisico. Noi pecchiamo tantissimo di fisico.
classico. Due punti per la reattività. Miglioriamo la resistenza e la reattività a questo punto. Poi un altro punto, appunto, quindi due punti in tutto. E siamo migliorati anche abbastanza. Poi c'è l'aggressività e c'è anche la resistenza. Abbiamo solo un punto. Abbiamo anche i passaggi da migliorare. Volendo potremmo appunto migliorare l'effetto oppure concentrarci sui cross. Però raga, sinceramente, io faccio solo i passaggi corti. Quindi tecnicamente dell'effetto o del passaggio lungo o dei cross me ne frega poco e niente. Quindi io andrei a migliorare ulteriormente il fisico andando a puntare sulla forza. Quindi un punto sulla forza, così arriviamo a quota 69. E siamo saliti a quota 82. Piano piano ragazzi, il nostro pischellino sta crescendo. Io questo video lo termino qui. Vi saluto qui, è durato veramente tanto. Abbiamo fatto una marea di partite ragazzi. Esordio in nazionale, due partite di Europa League, tre quarto partite di campionato. Siamo divertiti, abbiamo fatto bene e sono contento ragazzi di quello che siamo riusciti a fare. A livello individuale abbiamo fatto delle ottime prestazioni, due doppiette e tantissimi gol straordinari. A livello di squadra siamo praticamente terzi barra secondi. Purtroppo pecca l'eliminazione precoce in Europa League. Purtroppo ragazzi, dovevo andare così. Io vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, non perdete il prossimo episodio, perché giocheremo le ultime partite del campionato. C'è il Lille, poi c'è il PSG. E poi ragazzi, vediamo se ci arrivano delle offerte. Io sinceramente vorrei restare a Lille in caso di qualificazione alla Champions League. Noi ci siamo, siamo terzi, non possiamo scendere al quarto posto perché Lione è troppo lontano. Quindi potremmo giocare ragazzi l'anno prossimo solo ed esclusivamente la Champions con il Lille, perché ragazzi la Champions ancora non l'ho giocato e ancora non l'ho giocata. E secondo me un altro anno di crescita, una squadra come il Lille per GM7, ragazzi, secondo me sarebbe l'ideale. Ci pensiamo comunque nel prossimo episodio. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Bella.